stato un crescendo, no? Stiamo andando sempre più avanti, sempre più su, e quindi inauguriamo questa seconda parte dello spettacolo, dove entriamo nel mondo dei latini con gli ospiti tanto attesi. Io ho letto un po' i curricula di tutti questi, di queste coppie, ve ne continuerò a leggere. Chiaramente qui stiamo parlando di atleti della nazionale italiana danza sportiva, quindi della nazionale, non so se avete capito, pluricampioni italiani, anno 2011, 2012, 2013, classe internazionale nelle danze standard, danze latino e combinata 10 danze, primi classificati alle gare internazionali della World Dance Sport Federation. Sono innumerevoli i campionati anche io hanno partecipato: gli Ancona Open, Pescara Open, Milano Open, il Trofeo Colombo, Italian Open di Alassio, Verona Open, vincitori di numerosissime competizioni nazionali. Io sono andata per curiosità su YouTube, perché giustamente chi è del settore conosce, sa. Però molti di noi siamo curiosi, non sappiamo tante cose. Io sono andata su YouTube, come ho messo il loro nome, è apparso il video e non c'è stato bisogno di dire altro. Io vi dirò altre notizie su di loro dopo, ma vi lascio alla loro esibizione. Partono proprio con le danze latine. Un attimo di suspense, perché vi devo ricordare il ballo, perché non me lo ricordo mai. Ecco qui. Allora, li chiamo in pista: Vincenzo Chianese, Francesca Pia Palmieri. Loro vengono da Caserta e quindi questa loro esibizione offerta dalla linea Blue Dance, li vediamo in questa formazione per dapprima i balli latini, poi li vedremo ballare anche altre cose, e allora iniziano con un samba. Papara para pa 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 la la we la we la ya papara para pa 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 la la ye la ye la ya papara para pa 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 la la we la we la ya papara para pa 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 la la ye la ye la ya papara para pa 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 la la we la we la ya papara para pa 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 la la ye la ye la ya papara para pa 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 la la we la we la ya papara para pa 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 la la ye la ye la ya. Quem tem asa não a voa, quem não tem quer a voa. Francesca Pia Palmieri, e vi ho detto, facciamo riprendere il loro fiato, anche se sono dei professionisti, quindi ce la fanno benissimo, però vi faccio l'elenco, perché abbiamo detto campioni italiani, abbiamo detto insomma che sono ballerini di classe internazionale. Beh, fatemi dire che sono arrivati finalisti alla Coppa Europa in Spagna nel 2012 e nel 2013, vincitori del campionato europeo del sud di Alassio 2013 nelle danze standard e finalisti nello stesso campionato europeo del sud danze latine, mentre secondi classificati nella combinata 10 danze. Non è finita qui. Ciao ciao ciao. Excuse me, can I have your attention please for one more time? I love you round, 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 'cause you're.
Francesca Pia Palmieri rappresenteranno il 26 ottobre prossimo l'Italia al campionato del mondo danze standard, quindi sempre più in alto. Abbiamo parlato dei campionati italiani, abbiamo parlato di quelli europei, ora il 26 ottobre se la vedranno con il campionato del mondo. E dopo una sola settimana, il 2 di novembre, saranno a Riga in Lettonia al campionato del mondo combinata 10 danze. Allora rivediamole ancora ballare, perché è un piacere, una rumba. Doveva morire il sole, dove il vento si riposa, ci sono tutte le parole di chi è stato innamorato e non ha dimenticato tutto quello che c'è stato. Ed aspetterò il tramonto, passare il vento, io mi lascerò portare dove nascono le parole, cercherò le tue parole e le voglio riportare. Non è giusto che una donna di questa sera della linea Blue Dance. Io volevo solo chiedervi una cosa, ecco, perché abbiamo questa opportunità, insomma, avete un po' di paura al pensiero che dovrete affrontare i campionati del mondo? Certamente, è ovvio, comunque... C'è un peso che grava sulle nostre spalle rappresentare l'Italia, cioè un po' di ansia c'è sempre. Certo, da quanti anni ballate insieme? Da 9 anni circa. Quanti anni avete, ve lo posso chiedere? 15. Sono giovani, 14 anni, 15 e 14 anni lei, sono giovanissimi, perché poi si vedono ballare in questo modo, certe volte non ci si rende conto della loro età. E avete girato già il mondo, insomma, con questi campionati, ma quanti sacrifici dovete affrontare, insomma, quante ore di lavoro dovete affrontare? Ci alleniamo tutti i giorni, costantemente, è ovvio che i sacrifici sono tanti, però si fanno quando ne vale la pena, e questo è una cosa che vale la pena. È giusto. Vincenzo, io so che vieni da una famiglia di ballerini. Anche i miei fratelli e mia sorella ballavano, nonché mio padre e mio padre hanno iniziato e poi hanno trasmesso questo ai miei fratelli, e loro a me. Tu sei l'ultimo, quindi, di questa famiglia che comunque ha costellato diverse competizioni e diversi riconoscimenti. Sì, Sei tu quello che è arrivato più avanti, però, mi hanno detto, no? No, i miei fratelli stanno ancora un po' più avanti. Dove sono arrivati loro? Loro sono finalisti al campionato del mondo
a molte gare internazionali come German Open, cose del genere. E vabbè, tu hai appena iniziato, noi adesso ti spianiamo la strada, apri porta fortuna in bocca al lupo per i campionati del mondo. Grazie ragazzi, li rivedremo dopo qui in pista, perché hanno ancora tanto da mostrarci, è combinata 10 danze, quindi...